Ciao ragazzi, sono Ezer e benvenuti in questo mio nuovo video. È passato più di un mese dalla mia ultima traduzione di Incest Season, quindi quale migliore occasione per portarvi l'ultimo Incest Season tradotto e spiegato? Non trovate? Bene, incominciamo! Incest Season di oggi riassume diversi argomenti riguardanti i prossimi inserimenti nel gioco presenti in 3.20 e tanto altro, quindi guardate l'intero filmato, mi raccomando. Come al solito, Bonjared ha voluto introdurre questo Incest Season dicendoci che popolare un intero sistema solare come stand non è semplice ed anzi una bella sfida, quanto ardua, in termini di risorse e anche delle volte sia dai più piccoli luoghi del Verse ai più grandi nascondo complessità di svelata natura. Dopo questo piccolo preambolo, la scena è cambiata portandoci negli uffici di Montreal, dove uno degli sviluppatori, nella fattispecie Jason Tongs, Lead Environment Artist, ha iniziato a spiegarci quanto per lui sia interessante giocare a Assassin's Creed e allo stesso tempo poterci sviluppare, e di quanti insediamenti all'incirca 50 al momento sono presenti in Star Citizen con aggiunte uniche e complementari con la lore di gioco. Ovviamente anche in sviluppo ovviamente sta parlando, eh. Il developer ha inoltre voluto informarci quanto sia importante avere un team alle spalle che va attorno ai pianeti, alle lune, alla ricerca di giusti luoghi dove poter riporre questi insediamenti. E da questo momento in poi, come potete vedere dalle immagini, si sono sostituiti con diverse aree e diversi pianeti dove sono o saranno presenti questi nuovi insediamenti. Insomma, dopo che lo sviluppatore ha fornito una panoramica quanto minuziosa di queste nuove aree di gioco esplorabili, posso dire di ritenermi soddisfatto, poiché abbiamo detto che tutte queste prossime aggiunte potranno solo ampliare ulteriormente le esperienze di gioco, soprattutto nel comparto esplorazione, quindi esploratori incalliti, armatevi di bussola e iniziate a cercare! I developers hanno voluto fornire inoltre un piccolo accenno su quali insegnamenti attualmente risultano al momento essere in uno stato di sviluppo più avanzato, e tra questi è stato nominato Cable City, ma anche altre zone. Ovviamente Cable City cos'è? È per lo più caratterizzato da cavi, collegano pannelli solari e mulini a vento. Questa zona è molto particolare perché la location è quanto interessante, data la presenza di un piccolo laghetto vicino a questa struttura. Durante sempre l'Incest Season si è menzionato anche l'aggiunta dell'aspetto dell'umidità del terreno, la quale rende alquanto fangoso le zone circostanti di Cable City. Quindi magari nei pressi di queste aree potremmo magari trovarci a dover indagare su impronte lasciate da altri utenti, o chissà, magari diventeremo dei propri e veri segugi. Io spero ovviamente questa cosa possa accadere, così da incrementare ulteriormente il tipo di gameplay da esploratore. Lo spero vivamente. Dopo questa piccola digressione Cable City, durante il filmato, lo sviluppatore ha fatto riferimento a un utilizzo di kit ed a contenitori di oggetti che sono stati ampliati, permettendo di costruire gli insediamenti più velocemente. Questo garantirà un boost di efficienza in termini di creazione di nuovi e di unici insediamenti, attorno a Stanton ed altri sistemi spaziali. Benissimo, dopo questa bellissima digressione su Cable City e su quanti moduli e su quello che succede, effettivamente lo sviluppatore all'interno del filmato ha voluto condividere il suo insediamento preferito, chiamato il villaggio degli Ewok, situato in una foresta, descrivendo l'aspetto organico dell'insediamento con semibarricati di legno, tende e mulini a vento sullo sfondo, serre e porzioni di coltivazioni dedicate ovviamente a determinate risorse. Ovviamente tutti gli insediamenti non è detto che siano tutti quanti pacifisti in un certo senso, a volte potremmo ritrovarci a dover combattere con certe altre aree, certi personaggi, certi Ninetales forse, vedremo. Si evidenzia la cura dei dettagli nell'aspetto artistico dell'insediamento e la presenza di una grande carcassa di nave come punto di riferimento per i giocatori. E io qui esulto ancora! Sì ragazzi, dai, vediamo altre esplorazioni, è fantastico. Ma dopo tutti questi insediamenti, l'Incest Season ha finalmente preso una piega alquanto importante, andando a fornire ulteriori dettagli sulla patch 3.19, che senza alcun dubbio, sì, è bello vedere patch 3.20 che arriveranno, speriamo prima possibile, Q3 2023, vedremo dai. Ma ovviamente, adesso ragazzi, è il momento della 3.19, e quindi dato che c'è il momento della 3.19, ma dopo tutti questi insediamenti andiamo a vedere altre novità, come l'Invictus, non trovate? Ovviamente evento incorporato all'interno della nuova patch da 3.19. Chi non conoscesse l'Invictus non vi preoccupate in questo caso. Con l'evento dell'Invictus ovviamente avrete la possibilità di poter guardare diverse aree, diverse navi e di poterle anche preordinare, o meglio non preordinare ma affittarle temporaneamente per qualche giorno, uno o due giorni se non erro. Quindi l'Invictus vi aspetta, è un evento molto interessante. Con l'evento a questo punto alle porte, e se non sapete appunto l'evento ve l'ho appena spiegato, vedremo la presenza di un nuovo produttore di veicoli. Vedrà
appunto il suo debutto. Di quale sto parlando? Del nuovo segmento di navi proveniente dalla società MISC, definito e chiamato Mirai. A ciò lo sviluppatore ha voluto anche fornire a sua volta una piccola spiegazione di quanto sia importante mantenere coerenza e identità visiva tra i marchi delle navi, delle varie navi di gioco. E per questo il nuovo brand presenta in sé un'evoluzione in termini di efficienza e prestazioni per la società MISC. Roba interessante. Di quale nave sto parlando? Sto parlando della Mirai Fury, che stando alle prime indiscrezioni, ma anche durante il filmato ed alcune immagini trovate in rete, è una nave Snapfighter che monta 4 cannoni laser adatti per un combattimento corto raggio, data la mancanza, o meglio, la scelta giusta di non mettere all'interno un Quantum Engine. In sostanza, una piccola nave adatta ad essere utilizzata in situazioni di controllo attorno ad alcune navi, come ad esempio la Caterpillar durante le operazioni di scarico o carico. Inoltre, dalle immagini e video trapelati, sembrerebbe anzi essere che monti gli stessi modelli della MISC Razor, il che rende questo Snapfighter estremamente agile e molto pericoloso. E Ducis in fondo, in termini di lore, presenta un'interconnessione con le tecnologie Xian in pieno stile MISC. Quindi, in sostanza, le MISC sono all'orizzonte, saranno molto più belle, molto più interessanti e sempre più efficienti. E devo dire la verità, ragazzi, io di questa grandissima e fantastica società io me ne sto innamorando sempre di più. Mirai Fury altro non è che una bellissima nave che si aggiunge alla porzione di navi già presente in gioco per un totale di quasi 200 navi. Non è poco, veramente non è poco. A questo punto, ragazzi, il video sta per volgere a termine. La MISC Razor è sullo sfondo, sfrecciando come non mai, e ci sono ovviamente anche altre navi, come ho già detto, la Mirai, in questo caso Fury, che è una fantastica nave militare. E che cosa te posso dirvi? Per questo Star Citizen è tutto. Io sono Ezer e vi invito a lasciare un mi piace, un commento, se il video vi fosse piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!